Inizio di giornata ad alta tensione per la città di Pagani. Un gruppo di dipendenti del consorzio di bacino Salerno 1, esasperati per le due mensilità non pagate, ha invaso con i mezzi deputati alla raccolta rifiuti parte del piazzale antistante il mercato ortofrutticolo di via Mangioni, arteria stradale molto frequentata, per avviare una fase di contestazione che si è protratta più avanti nella mattinata con un nuovo sit-in al comune. All'altezza della rotonda sparti traffico, in sosta forzata spazzatrici ed autocompattatori del cantiere paganese del consorzio. Per inciso dovrebbero essere gli stessi mezzi che non possono essere usati per la raccolta perché, almeno così ci dicono da giorni, sono senza assicurazione e senza benzina. Una protesta che segna il primo round di una giornata dai toni infuocati, con polizia e carabinieri a vigilare sul non superamento della soglia delle lecite rivendicazioni sindacali. Resta drammatica la condizione igienico-sanitaria della città, i cumuli di spazzatura aumentano e di soluzioni interne all'orizzonte non se ne intravedono. Si aspettano buone nuove dal vertice convocato domani in provincia, che potrebbe essere anticipato da provvedimenti da più parte sollecitati della prefettura. E intanto il commissario liquidatore del consorzio Salerno 1, Fabio Siani, ieri in via di autotutela ha presentato un esposto denuncia nei confronti dei 13 comuni del consorzio di bacino Salerno 1, colpevoli di non corrispondere le somme dovute, debiti che non consentono alle casse del consorzio di stanziare le cifre necessarie per stipendi, assicurazioni dei mezzi e quant'altro, così da bloccare la raccolta e trasformare tutte le città in veri e propri immondezzai.